Bene, benvenuti a tutti, come vedete ci stiamo pian piano componendo. Abbiamo fatto per la prima volta un incontro qualche istante fa, non eravamo mai riusciti a farlo tra le nostre due, chiamiamole autorità accademiche, che sono il cancelliere e la preside, quindi è stato un momento per noi, insomma, dopo tanti tentativi, questa inaugurazione ci ha anche permesso di ritrovarci insieme un po' con tutte le persone che permettono la vita di questo istituto. Quindi anzitutto un benvenuto, un grazie a tutti gli studenti. Abbiamo 121 studenti in questo istituto, nel nostro piccolo. Ce ne sono 40 in questo nuovo anno che cominciano. Stiamo tenendo fede alle specificità del settore, quello dell'educazione, perché il rapporto uomini-donne è 1-3. Quindi, diciamo, per ogni uomo ci sono 3 donne iscritte nel nostro istituto. Siamo assolutamente in linea con tutte le statistiche nazionali. E per la prima volta in questo anno avremo tutti e 3 gli anni attivi. In realtà questa non è una novità per noi. Quando eravamo affiliati a un altro istituto di Viterbo, ma oggi per la prima volta con questa lezione, con questa giornata, partiremo con tutti e 3 gli anni. È chiaramente anche per noi una novità, vi garantisco che stiamo lavorando anche sulla questione spazi, perché è chiaro che dobbiamo cercare di garantire condizioni adeguate per poter fare bene le lezioni. Siamo già attivi da un po', è che ci sono stranamente, dico stranamente un po' in senso ironico, in Italia qualche intoppo, perché abbiamo una parte collegata, diciamo vincolata dalla sovrintendenza, e i tempi si allungano subito appena si deve entrare dentro questi settori. Però ce la faremo, quindi entro l'anno accademico sicuramente riusciamo anche a strutturarci per avere un ulteriore spazio. Do il benvenuto a Suor Pina del Core, che è la preside della facoltà Auxilium. Se noi diamo un titolo valido è perché esiste questo collegamento con una pontificia università romana, appunto la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione Auxilium. Quindi noi siamo molto lieti, e Suor Pina viene tutti gli anni sia per i momenti, diciamo, istituzionali, sia per questa prolusione. Quindi io sono molto contento di averla qui. Abbiamo anche tentato di fare un blitz con Suor Pina per avere qui la madre generale delle Salesiane, non ce l'abbiamo fatta, ma ci ha promesso che prima o poi riusciremo ad averla qui. Per noi il legame con il mondo salesiano è un onore, nel senso che siamo all'interno dello stesso tipo di mentalità, di filosofia, di logica, cioè che l'educazione la si fa non semplicemente cercando di mettere delle pezze a posteriori, ma che l'educazione è un'attenzione al singolo, alle persone, alla loro relazione con il mondo nel quale siamo collocati, e soprattutto che bisogna cercare di muoversi un po' in anticipo, cioè inseguire le emergenze risulta sempre un problema, forse tante volte è in realtà ciò che si può fare prima l'elemento cruciale, e in questo sentiamo anche il legame profondo con la tradizione salesiana. Quindi ringraziamo moltissimo Suor Pina, a cui dopo lascio la parola per un saluto. Un'altra parola per me necessaria parlando dell'istituto, soprattutto lo dico a beneficio dei 40 che si presentano oggi per la prima volta, è il legame con il CEIS. Questa è di fatto la sede del CEIS, la sede storica del CEIS, una realtà nata negli anni 80, una realtà che è partita sicuramente collegata e per dare risposte al problema della tossicodipendenza, ma poi nel corso del tempo tutto questo si è arricchito, articolato, anche perché ci si rendeva sempre più conto che per rispondere a questo specifico problema non bastava prendersi in carico soltanto di chi aveva un problema di dipendenza, ma c'era tutta una realtà e un mondo intorno che andavano
curati, accolti, accompagnati. Quindi diciamo oggi il CES è una realtà molto grande, soprattutto articolata nei servizi che vengono proposti, e per me è anche un piacere il fatto che qui ci siano praticamente tutti quelli che del CES hanno fatto la storia e oggi nel CES rappresentano ancora un po' quelli che portano avanti le responsabilità più grosse, insomma il presidente del gruppo, il presidente della fondazione, quindi abbiamo padre Giovanni Mengoni, padre Viviano Stenico, ci sono c'è Luca Cavalieri, Andrea Scari per CES Formazione, cioè questa è bello per me essere qui e immaginare che non è solo questa fetta di istituto, questo è un pezzettino, poi in realtà c'è tanta realtà che rende anche questo luogo non solo un luogo di studio, di accademia, ma anche un luogo di esperienze, anche un luogo dove c'è la possibilità di unire insieme l'esperienza della vita e delle competenze che si acquisiscono sul campo e la riflessione teorica. E poi una larga parte dei docenti di qua insomma sono passati per varie ragioni, poi ci sono per nostra fortuna anche dei docenti che hanno preparazioni che vengono da altri mondi, che svolgono i loro servizi altrove, ma in questo per noi è un elemento di arricchimento, non di impoverimento, anzi no, questa non è la scuola del CES dove soltanto quelli che operano qui possono immaginare di trovarsi a casa e ricevere le competenze necessarie. Questo è veramente un luogo di formazione che trae dall'esperienza anche della vita un po' gli orientamenti, la riflessione. Quindi io ringrazio moltissimo anche tutti i docenti che sono qui presenti, Lia che è la segretaria, che avete conosciuto tutti perché per forza di cose è una specie di collo di bottiglia attraverso il quale per iscriversi è necessario passare ed è per noi molto prezioso. Diciamo come sempre le istituzioni sono fatte di persone e senza le persone non si va da nessuna parte, quindi insomma siamo molto grati a tutti quelli che ci danno una mano per andare avanti. Siamo qui per riflettere su un tema ben preciso che abbiamo identificato come un tema di attualità, è inevitabile che anche da un punto di vista educativo ci si interroghi sulla questione dell'accoglienza, sulla questione dell'immigrazione. Allora abbiamo pensato di dedicare questa giornata, questa mattinata, alla riflessione attorno a questo tema. Lo faremo in un percorso a tre tappe. La prima tappa è quella che stiamo per iniziare con il professor Matteo Cavani, che insegna morale sociale sia qui a Modena che a Reggio Emilia. E abbiamo chiesto a lui di inquadrare un po' la questione da un punto di vista, diciamo, non demografico, non a partire dai numeri, ma un po' a partire dalle questioni di fondo, cioè questo flusso di persone, che segno rappresenta, come ci interroga, che cosa significa lasciarsi anche scuotere proprio dall'arrivo di queste persone, come forse anche recuperare quel barlume, quel briciolo di umanità che in certi momenti rimane sepolto in mezzo a tante altre preoccupazioni della nostra vita. Allora è un po' questo il punto di vista su cui ci muoveremo in questa prima parte. Poi diciamo la cosa si sposterà un po' di più provando con Giovanni Mengoli a raccogliere qualche storia, qualche situazione, proprio per rendere tutto questo non semplicemente qualcosa di cui si sente parlare, ma appunto volti, persone, storie. E alla fine concluderemo con il professor Blangiardo, che è un docente di Milano che sta arrivando, quindi non temete, ma avevamo fatto un po' la cosa apposta per permettergli di arrivare con calma in modo da, insomma, da non tirarsi il collo. Lui viene da Novara, this is a demonstration da Milano, of flip for Mac. Non si preoccupi, arrivi pure con calma, noi la aspettiamo. E lui invece ci darà più un taglio, diciamo anche statistico, numerico, cioè per renderci conto questo fenomeno di cui noi sentiamo parlare spessissimo, ma cosa significa, cosa corrisponde. Lui stesso qualche anno fa aveva scritto un articolo dicendo se l'Italia non avesse degli stranieri sarebbe già un paese morto.
Questo per dire, insomma, forse this is a demonstration un po' a cogliere, of Flip for Mac. Anche la sua prospettiva, però nello stesso tempo lui si è sempre sforzato di cercare di rendere scientifiche le sue affermazioni, essendo un docente di demografia, insegnando a statistica, quindi insomma non raccontando teorie o impressioni, ma cercando di basarsi un po' sui numeri che chiaramente poi sono da interpretarsi. Allora, lascio la parola a Matteo Cavani. Matteo è un sacerdote di Modena e siamo un this po' preti, un po' preteschi in questa parte di tavolo, ma questa cosa non, insomma, io spero sarà sentita e si riconoscerà come il tentativo non è quello di fare un'operazione confessionale, ma proprio un'operazione di riflessione sui temi dell'educazione. Matteo, diciamo, c'è un'amicizia antichissima, nel senso che ci siamo incontrati, conosciuti nel secolo precedente, anzi nel millennio precedente, 84-85. This is a demonstration of Flip for Mac. Diciamo, sono molto contento, non l'ho chiamato perché è un amico, il professor Blangiardo io non l'ho mai incontrato di persona, cioè ci tengo a dire che le scelte che abbiamo sempre fatto non sono legate a nomi, a persone, a facce, ad amicizie, ma cercando le persone che potevano darci un aiuto nelle loro competenze. Questo vale per questa mattinata, ma vale in realtà anche per tutte le lezioni, non è la scuola degli amici, è chiaro che this is a demonstration a volte proprio si scopre, siccome si conoscono bene le persone, le risorse e quello che possiamo chiedere a ciascuno di loro. Le vicinanze, le amicizie possono aiutare, ma qui il tentativo è quello di rendere il discorso il più ferrato, il migliore possibile. Allora lui chiediamo proprio di inquadrare la questione dell'accoglienza. Io vi cito il titolo di questa nostra giornata, che viene da una sorta di this is a demonstration poesia of Flip for Mac. Di racconto, di parola che viene spesso ripetuta all'interno dei gruppi del CEIS, che ve ne leggo soltanto questa parte che è il nostro titolo, ma che costituisce un po' il cuore anche della riflessione. Fino a quando una persona non confronta se stessa negli occhi e nei cuori degli altri, scappa